Torniamo qui dallo Stadio Olimpico di Roma per questo ultimo appuntamento in casa biancoceleste della Lazio guidata da mister Sarri contro il Verona di mister Tudor. Ancora un punto per ottenere questo quinto posto che sarebbe certamente molto importante in casa biancoceleste. Con me mi ha raggiunto e lo ringrazio il nostro direttore di Sport Press 24 Stefano Grezzi, al quale le vado a consegnare una buona serata e subito un buon lavoro giornalistico. Direttore, ho detto nonostante tutto un raggiungimento europeo per la Lazio per il sesto anno consecutivo nonostante tutte le problematiche che ci sono state durante il corso della stagione. Ma sicuramente la Lazio ha dimostrato ancora una volta di fare bottino pieno per quello che naturalmente è alla portata della Lazio. Sesto anno consecutivo in Europa significa anche quest'anno circa 30 milioni nelle casse biancocelesti grazie all'Europa League. E soprattutto non dobbiamo dimenticarlo, hai detto bene, manca un punto per avere il quinto posto in solitaria per la Lazio, però anche se non dovesse arrivare la Lazio si prende il quinto posto per la differenza reti con la Roma, arriva sopra a una squadra che avrebbe dovuto vincere di tutto e di più, ma probabilmente si accontenterà soltanto della Conference League, che ricordiamo è una coppa importante perché è la prima a livello europeo, ma è una coppa che sinceramente lascia alquanto perplessi per quanto riguarda una squadra che ambisce a vincere la Champions League e poi alla fine si ritrova a dover competere con la Conference, che comunque è una coppa che porterebbe alle casse giallorosse, se dovesse vincerla, circa 5 milioni di euro. Direttore, proprio perché tu hai citato, hai posto l'accento sulla Conference League e sulla Roma, la partita di ieri anche da parte del Torino, siamo rimasti un po' tutti, uso un po' un termine basso, poco giornalistico, spiazzati, per il semplice fatto che proprio nella mentalità di Juric ci sono sempre ben altri approcci, lo stesso che non più tardi dello scorso anno si lamentò con un nostro collega, lo ricordiamo, Massimo Ugolini di Sky, per alcune domande fatte proprio dallo stesso sulla mancanza di attenzione da parte allora del Verona allenato dal tecnico. Ma sicuramente ieri era una partita quella che alla Roma serviva per fare morale, sinceramente, poi per raggiungere l'Europa League, come tanti oggi hanno sottolineato, anzi da ieri sera che hanno sottolineato la Roma raggiunge l'Europa League, però è anche vero che ieri ho visto un Torino veramente molto arrendevole, cioè un Torino che non è entrato per niente in campo, anzi se vogliamo un Torino che si è scansato, mai in campo con agonismo, sorrisetti. La risposta in area, del tecnico è stata: non c'è stata quella concentrazione, perché ormai quando si raggiungono gli obiettivi non scherziamo, ormai, non scherziamo, non sono queste le risposte. Scherziamo perché innanzitutto da Juric non mi aspettavo una risposta del genere, esatto. E mi è molto calato a livello come professionista. E quali sono gli obiettivi del Torino? Quello di salvarsi? Non ha raggiunto nulla, non ha fatto nulla. Cioè, nonostante Cairo avesse comunque sia promesso Europa League, Conference League, quello che sia, alla fine anche l'ennesimo anno tanto fumo e niente arrosto. E poi ieri sera è la dimostrazione che insomma professionalmente hanno veramente mancato. Torniamo invece alla Lazio, forse per la prima volta, correggimi direttore, c'è un cambiamento di rotta dal punto di vista dei movimenti di mercato, una stagione che inizierà molto presto, lo ricordiamo, per via dei mondiali. A me dà la sensazione che comunque ci siano le basi, proprio sempre sotto la guida di Sarri, di poter finalmente soddisfare le esigenze tecniche dello stesso. Ma assolutamente sì, un anno ti può andare bene, il secondo anno no, perciò per forza di cose la Lazio deve fare mercato, lo deve fare anche in maniera importante, perché come è stato ribadito nelle ultime giornate, probabilmente la Lazio non è una squadra che possa raggiungere la vittoria dello scudetto subito, però può andare avanti per esempio a livello europeo, perché abbiamo visto la finale dell'altro giorno tra Ranger e Francoforte, sinceramente un livello bassissimo. Come qualità, cioè la Lazio avrebbe potuto veramente arrivare e raggiungere la finale, parliamoci chiaro, perché fuori il Porto, fuori il Marsiglia, insomma veramente la partita col Galatasaray ancora resta quella grande amarezza. A chiudere, direttore, ti ringrazio.
supera la Lazio le 50.000 presenze, sì. Non accadeva dal lontano 2015 in quel Lazio-Empoli dove la Lazio vinse per 4-0. Ma io credo che sia importante e fondamentale un riavvicinamento della tifoseria dalla società e la società alla tifoseria. Quest'anno ci sono stati tanti problemi, per esempio la mancanza di fare una campagna abbonamenti, ma non è una critica nei confronti della società. Non sapevamo come sarebbe andato il campionato con il Covid. Le altre società hanno così rischiato e il rischio gli è andato bene. La Lazio non ha rischiato e si prende le proprie critiche, ma voglio dire, non dobbiamo criticare la società per questo, anche perché deve essere la base per il prossimo anno. Io mi auguro, come abbiamo detto prima, che una fase di mercato veramente importante possa dare quell'entusiasmo al popolo laziale per riempire finalmente lo stadio olimpico, di vedere questi colori anche dalla parte della Lazio, insomma, raggiungere qui allo stadio. Noi, direttore, ti ringraziamo, ti ringrazio a titolo personale per tutta la tua disponibilità durante la stagione. Ma per Gazzetta Biancoceleste, augurando di ritrovarti nella prossima raccontando momenti di Lazio sempre positivi e soddisfacenti. Noi di Sport Press 24 cerchiamo di essere presenti su ogni campo, di essere presenti su ogni sport. Per esempio, in questo periodo abbiamo dei colleghi che seguono il Giro d'Italia, che è insomma una competizione molto importante. Settimana prossima sarò a Parigi per la finale di Champions League. Insomma, cerchiamo di coprire lo sport come il nostro motto a 360 gradi. Voi fate bene il vostro lavoro e vi ringraziamo dell'ospitalità che ci date sul vostro canale. Grazie direttore, grazie, auguri e buon lavoro.